Meldola, costruiamo appartamenti con una o due camere da letto, uso esclusivo del sottotetto, balcone, garage e posto auto, a partire da 139.000 euro. Forlivese di edificazione 0543 34 250. Trascoop Group, la forza di un grande gruppo cooperativo. Trasporti e movimento terra, cave di inerti e produzione di calcestruzzi. Conglomerati bituminosi a caldo e a freddo. Trascoop Group, telefono 0543 800 888. Regalati il nostro prodotto più conveniente. La Conad Card non ha costi. Ti addebita la spesa a fine mese e ti permette di partecipare alle promozioni riservate ai possessori di Conad Card. Cosa aspetti? Richiedi il modulo nei punti vendita Conad e Margherita e diventa anche tu cliente Conad Card. La comunicazione si evolve e SAPIM si evolve con lei. Il 2005 è stato un anno importante per l'agenzia, che punta su una sinergia sempre più avanzata tra i vari media. Internet, DVD, presentazioni, organizzazione di eventi sono solo alcune delle attività che SAPIM ha proposto con successo per venire incontro alle nuove esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, del movimento cooperativo e non solo. Senza dimenticare, naturalmente, le aree tradizionali di attività, che hanno prodotto, per fare qualche esempio, i bilanci sociali e le campagne pubblicitarie per CAD e CONAD, il supporto marketing per la mostra di Corrado Giaquinto alla Biblioteca Malatestiana, i magazine per aziende come CAC e Forlivese di Edificazione, oltre naturalmente all'attività di relazioni con i media per alcune delle principali imprese e istituzioni del territorio. SAPIM è in grado di progettare comunicazioni mirate, ma non ha problemi a rapportarsi con i grandi numeri. La sera del 1 giugno 2005 in Piazza Saffi, 30.000 persone hanno seguito il filmato di Formula Servizi prodotto dall'agenzia. Per l'azienda USL di Forlì, SAPIM ha coordinato il convegno internazionale sui farmaci e la dose unitaria, che ha richiamato a Forlì centinaia di operatori del settore sanitario. E poi, naturalmente, c'è Legacoop TV, la trasmissione televisiva che ogni settimana porta in casa dei romagnoli le notizie del movimento cooperativo, affiancandosi alle 4.500 copie mensili della società cooperativa, che nel 2006 festeggia i 10 anni di pubblicazione. La produzione di film industriali e istituzionali è un'area sempre più importante per SAPIM. Dopo aver girato il video di Idrotermica Coop, l'agenzia ha realizzato il DVD Un'idea di libertà, che ha accompagnato il libro voluto dal comune di Savignano e dalla cooperativa Muratori e Manovali per festeggiare il 60° anniversario della liberazione. Sulla rete delle reti, SAPIM è presente con il nuovo servizio www.salastampa.info, un successo immediato che ha già coinvolto tutte le principali istituzioni del territorio. E la progettazione non si ferma qui. Nel 2006 nasce il sito www.casafc.it, il primo portale dedicato al mondo della casa di Forlì Cesena, e si moltiplicano le sinergie con partner importanti. Senza dimenticare la solidarietà. Anche SAPIM, nel suo piccolo, la promuove, lavorando gratuitamente per iniziative come il Cantalex Cantafaber, in favore di Padre Querzani. Produzioni multimediali, produzioni video, trasmissioni televisive, uffici stampa, organizzazione di eventi, grafica, ideazione loghi, immagine coordinata, soluzioni chiavi in mano e consulenze personalizzate. Tutto questo è SAPIM, sapere, impresa, comunicazione. Per informazioni www.sapim.it. 100 anni nell'industria e nell'artigianato è il titolo del libro edito da SAPIM dedicato al primo secolo di vita della scuola Comandini di Cesena. Il libro è stato curato da Claudio Riva, Roberto Balzani e Guerrino Drudi ed è stato presentato ufficialmente a Cesena lo scorso 17 dicembre, al termine di un lungo anno di celebrazioni per la scuola Comandini. Il professor Roberto Balzani è uno dei curatori del volume sui 100 anni dell'Istituto Comandini. 100 anni sono una storia davvero lunghissima. Se volessimo sintetizzare le tappe fondamentali, quali potremmo ricordare? Innanzitutto il fatto che il Comandini nasce come una sorta di scuola della città,
destinata subito fin dall'inizio a essere di supporto alla modernizzazione del territorio. Questo è proprio nelle concezioni della Giunta Angeli e di Ubaldo Comandini in particolare, che ne sarà uno dei massimi sostenitori e artefici. Poi dopo questo primo boom dell'età giolittiana c'è ovviamente la lunga battuta d'arresto della Prima Guerra Mondiale, ma già negli anni fra le due guerre il Comandini continua questa vocazione, una vocazione che sarà pienamente interpretata nella seconda, dopo il secondo dopoguerra, quando grazie al boom economico gli studenti del Comandini diventano veramente dei grandi protagonisti, non solo perché costituiscono, come dire, la base tecnica di molte delle imprese del territorio cesenate e romagnolo, ma anche perché molti di loro fanno poi il salto verso la piccola impresa e quindi diventano in qualche modo diciamo i testimoni, i migliori testimonial del successo della scuola. Claudio Riva è uno dei curatori del libro Cent'anni nell'industria e nell'artigianato dedicato all'Istituto Comandini di Cesena. Come è articolato questo volume? È articolato in quattro parti. La prima parte è relativa ai 50 anni di vita della nostra istituzione scolastica ed è stata scritta da tre ragazze che hanno fatto la tesi di laurea. La seconda parte è dedicata all'istituto professionale dal 1951 ad oggi, fatta da due insegnanti ora in pensione dell'Istituto Comandini. La terza parte, che è quella un pochino più brillante e significativa, raccoglie le testimonianze degli ex allievi e l'abbiamo per questo voluta intitolare La voce dei protagonisti. Nella quarta parte invece abbiamo raccolto gli annali della scuola, cioè tutti gli allievi che hanno conseguito la licenza, la qualifica e il diploma di maturità. È un volume particolarmente corposo che ripercorre 100 anni di storia del territorio e della scuola. Quanto tempo di lavoro vi ha comportato? Possiamo dire praticamente dai 2 ai 2 anni e mezzo. È stata una magnifica avventura, se così la possiamo definire, perché ha coinvolto diverse persone, tutte hanno lavorato con entusiasmo e hanno portato il loro contributo alla realizzazione di un volume che si presenta abbastanza corposo. Dicevi c'è una parte tutta dedicata alle testimonianze degli studenti. C'è qualche episodio divertente che vogliamo ricordare? Direi una battuta che è subito presente nella prima testimonianza e che è relativa all'impatto dei ragazzini, così possiamo dire, con la scuola. Ritorniamo con la nostra mente al 1926. Un alunno aveva fatto per compito un quadrato e lui stesso si era reso conto che era tutto all'infuori di un quadrato, e mentre il professore dice ti sembra un quadrato questo, e il ragazzino torna sconsolato al suo banco, sente che il professore commenta sti contaden i manda la scoli su fiul come i mandessa fed la foia cana per la brecche. Dall'incontro tra Formula Servizi, ALAC, Nextia e MD Ambiente nasce Formula Risorse, società di consulenza per la gestione ambientale integrata, che ha in portafoglio clienti importanti come Esso, Eni, Enea, Inail e Ama SPA. Maurizio, quali sono i compiti di Formula Risorse? Formula Risorse ha l'obiettivo di creare i servizi per l'ambiente, per lo sviluppo sostenibile, per la cooperazione internazionale, soprattutto in ambito legato alle cooperative, ma non solo. Quindi si va a rivolgere al mercato nazionale, ma più particolarmente a quello dell'Emilia Romagna e di Forlì Cesena in special modo. Nasce dalla fusione di due strutture, una è Nextia, già nota al mondo della lega delle cooperative, l'altra è su Roma, MD Ambiente, e si avvale anche del partenariato con Formula Servizi, nota società locale, e ALAC, un'altra forte realtà cooperativa di Forlì Cesena. I soci hanno già competenze discrete in ambito ambientale e ci si avvale di una serie di collaboratori nei vari settori: sicurezza, ambiente inteso come monitoraggio ambientale, ma anche come sistemi di gestione ambientale, e soprattutto abbiamo la connotazione di innovazione. Cerchiamo di fare ricerca per lo sviluppo di nuove possibilità di servizi per le cooperative e per le società in genere.